Salve a tutti ragazzi, sono nato nel 19.421 in compagnia di Vito Manzari. Per cui te lo chiameremo Manzo. Cominciamo. Che cosa faremo in questo video? Cucineremo la burro birra. Per chi non lo sapesse, la burro birra è una bevanda classica dei libri e film di Harry Potter. Ovviamente non c'è una ricetta ben specifica, si sa soltanto che non è alcolica, perché sennò Harry Potter e i suoi amici sarebbero leggermente ubriachi. Esatto. Quindi, come prepararla? Troverete tutta la ricetta completa qui sotto in descrizione, ma ovviamente se la facendo vedrete da noi come fare. Vi avviso, questa ricetta non è stata copiata da nessuno in particolare, anzi l'abbiamo più o meno modificata noi, presa ovviamente da internet per una base, perché noi non siamo chef, anzi io faccio abbastanza cagare a cucinare, non so te. Però sì, cattivo, cazzo. E quindi niente, vediamo un po'. Ah, un'altra cosa prima di iniziare il video, questa è una pacchetta personalizzata, l'ho fatta tutta io. Se volete bacchette simili a questa potete scrivermelo qui sotto in descrizione e ovviamente mi contattate in privato, poi vi do il link a Facebook e posso realizzarvele per un costo di 10 euro insomma. E niente, iniziamo. Sono le 4:13 del pomeriggio, è il 31 gennaio e dopo che è uscito il mio video con la Uncharted sto già iniziando un nuovo video. Mi sto vedendo infatti con un mio amico per andare a comprare gli ingredienti per fare la burro birra. Verrà bene? Verrà una cagata? Non lo so, scopritelo con noi. Senza ulteriori indugi, ecco a voi il mio amico Vito Manzari. Sono che senso che andiamo a fare la spesa? Sì, c'è un vlog, non lo so. Certo. Comunque, importantissimo, in questo video potremo... Pagalo! Potremmo dire parolacce in questo video. C'è su. Perché tanto mio... No, potremmo dirle, perché tanto non posso più monetizzare i video, tanto non guadagnerò più niente, sono povero. Lui è pronto, vuole bere la burro birra. Io voglio bere la burro birra? Ma tu non mi hai letto Harry Potter? Non mi hai letto niente mio. È la bevanda che si beve in Harry Potter, quella che bevono tipo da... Non mi ricordo i nomi... Dal paiolo magico. Hagrid. Sì, anche. Dal paiolo magico. Da testa di porco. Si chiama così. Di un cane. Un altro cane. Ma come si chiama? Dai tre manici di scopa. Piccola pausa. Intanto che apre il negozio. Siamo entrati nel negozio. Stiamo cercando lo zucchero di canna, ma non lo troviamo. Possiamo prendere la gassosa. Ah, sì, dovete prendere una qualsiasi gas. Gli ingredienti li dico dopo, quindi ora non c'è bisogno che li so dire qua. Il spoiler. Abbiamo appena fatto la spesa. Abbiamo appena fatto la spesa. Ci abbiamo messo un'ora. Dopo già quanto abbiamo messo? 30 minuti. Niente, quindi ci abbiamo messo 30 minuti perché non sapevamo la posizione delle cose. Non sono basso. E basta, se voglio. Ed è più grande di me. Di due giorni, ma è più grande di me. Comunque, niente, ora. Di due giorni sono più grande di te. Ora abbiamo finito la spesa, andiamo a casa e ci vediamo dopo. Eccoci a casa e ora andiamo a vedere gli ingredienti che ci serviranno. Per questa ricetta ci serviranno burro, una qualsiasi bevanda gassosa, zucchero di canna, acqua, sale, poi del miele, ma è facoltativo, è appunto una modifica che ho fatto io alla ricetta, panna per dolci ed infine estratto di vaniglia o di rum. In un pentolino versare due cucchiai d'acqua e mischiarli con una tazzina di zucchero di canna. Ora versate in una tazzina di caffè dello zucchero di canna. Dai bambini, insieme! E ora andiamo a versare questa tazzina di zucchero nell'acqua. Ora andate a mischiare lo zucchero nell'acqua finché non sarà completamente sciolto. Nel caso questo non dovesse succedere, aggiungete dell'acqua, ma di solito con due cucchiai d'acqua come ho fatto io andrà più che bene. E ora, con una piccola magia, andiamo a accendere questo fornello. Incendio! Ora, dopo 5 minuti di cottura, aggiungiamo 6 cucchiai di burro. Ma perché 6 cucchiai? Non lo so. Ok,
cucchiaino di sale. Mi raccomando, metà, non di più né di meno, che fa male al cuore il sale. Ora, è una facoltativa, ma io metto un po' di miele. Quindi ricordatevi, se non avete miele in casa, non mettete niente, oppure mettete un ingrediente a vostro piacimento. Come si fa a mettere il miele? Versate. E ora, per gli esperti in matematica, un quarto della panna liquida. E vi ricordo che la panna liquida erano circa 3/4 di tazza. Ok, fatevi aiutare da un adulto, perché io sono un po' incompetente in queste cose qui. Ok ragazzi, per finire, come si dice, mescolate il tutto e in seguito lo faremo cuocere per un minuto. Ora andiamo ad accendere il fornello e mentre cuoce andiamo a mescolare. Porca puttana, fuoco lento, aspetta. Ok ragazzi, intanto che Manzari mischia, ne facciamo un vlog, perché non c'è niente di meglio da fare. Ecco, si sa, i video devono durare parecchio. Anche se non ho una monetizzazione, quindi può anche non durarmi 10 minuti, che mi darebbe solo problemi. Perché si vede la mia vena qui? Comunque niente, abbiamo forse bruciato la burro birra, perché invece di mettere fuoco basso ho messo fuoco alto. Però abbiamo aggiustato tutto, tranquilli. Se avrò una cagata lo diremo alla fine, vi consiglieremo di non berla, ma siccome so che avrò una cosa buona, perché l'ho fatta io con le mie mani e il mio cuore. E non, sei stato aiutato da nessuno, giusto? Fai un corso di dizione. Ok, dopo aver lasciato cuocere per qualche minuto l'essenza, diciamo così, la dovremmo lasciare raffreddare. Intanto vi consiglio, per non rimanere l'essenza a far niente, insomma, potrete fare due cose. Uno, andare a vedere i miei video di YouTube intanto che appunto raffredda. Due, fare la panna montata da mettere sopra. Invece nel caso abbiate già la panna spray a casa, andate a vedere i miei video. Prendete della panna da cucina, quella di prima, io ho paura di premere qua che se no esce tutto. Due cucchiai di zucchero. Faccela vedere, Mario, faccela vedere. No. E poi andare. Faccela vedere. No. E poi andare a montare il tutto, ok? Perfetto. Ok ragazzi, prendete una tazza e riempitela fino a un po' più della metà, circa 3/4 di tazza. Dovrebbe bastare così. Faccio vedere. Versatela in questo boccale. Tutta, fino all'ultimo goccio. Ora ragazzi, per questa cosa fate aiutare da un adulto, oppure divertitevi, fatelo voi, non fate aiutare da un adulto. Io so già che sporcherò tutto e prenderò tante di quelle mazzate. Però voi non fate come me. Ce l'avete questo in casa, perché se no non so come far mischiare, non c'è un negozio qua. Si chiama? Non lo so, giro. Giro. 3, 2, 1. Ce l'abbiamo fatta. No, sta bene. Allora, adesso aggiungete un estratto o di rum o di vaniglia. Noi ce l'abbiamo di vaniglia, quindi mettiamo questo nel composto. Nell'essenza. Quante ne mettiamo? Tutto? Tutto. Tutto. Ah, la vita. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo tutorial bellissimo. Non ci resta che prendere l'essenza e versarla nei bicchieri. Attenzione, warning. Come si dice in altre lingue? Kazakistan. Questa essenza, questo composto, è per 4 persone, quindi non versate tutto in uno. Dividetelo per 4 persone, in questo caso noi lo divideremo per 2. Questa quiete, non si sente nemmeno il... Eppala, solo questo? Sì. Che bello, per fortuna era per 4 persone.
la bevanda gassosa che avete scelto all'inizio, in questo nostro caso è questa, non facciamo vedere la marca per non fare product placement indesiderati, versate all'interno della, del vostro bicchiere burro birroso. Secondo me sarà una merda. Non devi aggiungerlo nel frattempo. E ora ciliegina sulla torta, andiamo ad aggiungere la panna. Andiamo ad assaggiare. Insomma, cin cin, come quando Harry andò a, non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo mai, testa di porco, sì, e chiese al proprietario delle birre, insomma, cin cin, cin cin. La panna. Io sto mangiando la panna. La cagata. Ok ragazzi, abbiamo finito la burro birra. Pareri personali. Una bella schifezza. Ok, allora siamo onesti. La ricetta. Niente gassoso, mai più. Non mettete la gassosa come abbiamo fatto noi, perché a noi non è piaciuto neanche. Provate altre bibite. La Coca-Cola. Quelle che più vi piacciono. L'importante è che vi piacciono, appunto, perché a noi la gassosa non è che piaceva molto. Comunque, a 25 mi piace, riproviamo. Tanto magari ormai non ci mi piace. E niente, in realtà io comunque ho pensato tipo che quando cioè al momento in cui avessi, nel momento in cui bevevo la blu birra, avrei fatto tipo invece è una tipo così, niente gassoso, cioè. Niente ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate mi piace, se non vi è piaciuto lasciate mi piace. Una raccomandazione prima che finiate. Niente gassoso. No, aspetta, senti. Noi abbiamo utilizzato un bicchiere così lungo, vi consigliamo di utilizzare invece un bicchiere piccolo, perché veramente vi riempie troppo tutto questo. Meno della metà di questo bicchiere. Se non mi dovete sentire male, perché è troppo calore. Non mettete la gassosa. La videocamera sta scaricando, quindi direi che per oggi è tutta. Facciamo una bella magia finale. Una bella magia finale. E facciamo la smaterializzazione, aspetta. Facciamo prima Expecto Patronum. Ok, siamo a cazzo. Smaterializziamoci. E ora, per togliere dalla nostra pancia il disturbo, beviamoci una buona tisana.